Presidente, grazie. Grazie dell'invito, grazie delle parole introduttive. Saluto lei, attraverso di lei, tutti i rappresentanti dell'avvocatura e vorrei raggiungere ciascuno dei 240.000 avvocati italiani. Sono qui perché vorrei testimoniare con la presenza, prima che con le parole, l'importanza che l'avvocatura ha ai miei occhi nel corretto funzionamento della giustizia. Lo faccio come seguito a dei gesti che sicuramente non vi saranno passati inosservati, che sin dal primo momento del mio ministero hanno voluto sottolineare come la giustizia non possa funzionare, non possa essere guardata, non possa essere riformata se non con l'apporto diretto, quotidiano e continuativo degli avvocati. Nel momento in cui ho dovuto scegliere i miei diretti collaboratori, mi è stato detto per la prima volta in un ministero, nell'ufficio legislativo, nel gabinetto, sono entrati degli avvocati e anche tra i consiglieri. E questo l'ho fatto perché i casi giudiziari, la giustizia è fatta di diversi attori e nel momento in cui qualunque attività che la riguarda deve essere intrapresa, deve avere lo sguardo di tutti, lo sguardo del giudice, del pubblico ministero, dell'avvocato, dello studioso. Non si può affrontare la giustizia con uno sguardo unilaterale. Il secondo passaggio, forse una delle primissime attività al Ministero, è stato quello di sbloccare l'esame per l'accesso alla professione di avvocato. Avevo trovato una situazione ferma per via della pandemia e ero davanti a un bivio. Avremmo potuto rinnovare il blocco con qualche malumore dei giovani e sicuramente meno esposizione alle critiche. Ma oggi, che siamo quasi alla fine di quell'esperienza, certamente perfettibile, certamente modificabile in base anche a quello che aspetto da voi come risultati, mi dico, di fronte a una situazione in cui non più tardi di ieri abbiamo dovuto rinnovare lo stato di emergenza, bene abbiamo fatto a osare. Chi osa si espone alle critiche, ma intanto quei ragazzi non sono rimasti con il fiato sospeso. Ho ascoltato con attenzione tutto quello che avete detto riguardo allo stato di salute della giustizia. Ho ascoltato con attenzione e ho trovato conferme a problemi che ho visto con i miei occhi. Presidente, ho visitato il carcere e sto visitando tutte le corti d'appello. Catania, Milano, Firenze, Napoli, presto Palermo. Sono visite che sto facendo perché altro è sentirsi dire o leggere distrattamente su una notizia di giornale che a Bari ci sono difficoltà con l'edilizia. Altro è vedere con i propri occhi lo stato dei luoghi. E per esempio quello che ho visto a Napoli Nord vi assicura un'immagine che non si può dimenticare. È come se dopo la pandemia, o il fatto della pandemia, abbia inserito una frattura storica. Avete descritto problemi che non sono problemi che si sono generati né negli ultimi mesi né negli ultimi anni, sono problemi atavici del nostro sistema, che in una città importante come Bari si debbano fare le udienze sotto le tende. Questo non è cosa che accade per un improvviso crollo degli edifici, è una distrazione. L'immagine che mi veniva in mente ascoltandomi, perdonatemi, ma è come quando a volte in una casa improvvisamente si decide di aprire un cassetto chiuso da tempo. Ecco, abbiamo aperto questo cassetto e abbiamo trovato problemi gravissimi sull'edilizia,
una grande difficoltà nell'ammodernamento, nella digitalizzazione, cosa su cui avete attirato la vostra attenzione, e su questo dirò una parola: gravissime carenze del personale, di tutto il personale, magistrati, funzionari amministrativi, cancellieri, tecnici. Ecco, oggi si parla tanto della giustizia, si parla tantissimo e molte voci critiche si sono liberate in tutte le direzioni. Le ascoltiamo tutte, ma perché si sono liberate proprio adesso? Non è forse perché quel cassetto lo abbiamo aperto e stiamo incominciando a tirar fuori quegli oggetti vecchi che in questo momento creano disordine, ma che ci auspichiamo che possano diventare un nuovo inizio? Questa è l'occasione in cui siamo. Siamo su un crinale, verso un'eredità che abbiamo trovato faticosa, gravemente carente, inaccettabile sotto mille profili, e stiamo incominciando il riordino. Non si fa dalla sera alla mattina. Ha ragione Presidente quando dice il processo telematico non può essere, non aver sostituito un piccione viaggiatore o il cancelliere con una PEC. Ha ragione. Quando mi sono trovata, permettetemi una digressione, come Presidente della Corte Costituzionale a improvvisare il processo telematico della Corte, perché ce n'era necessità per non arrestare durante la pandemia le attività di un organo di garanzia come quello, là dove abbiamo potuto disegnare, ingegnerizzare da capo il sistema, abbiamo escluso immediatamente la PEC e abbiamo usato quello che si usa ovunque, un sistema di upload, di download, un cruscotto. Ora, iCost vedrà la luce a breve e lo vedrà nelle forme che conosciamo. In Italia la digitalizzazione del processo civile è iniziata con grande anticipo rispetto ad altri paesi europei e adesso risente del decorso del tempo, perché in questi ambiti purtroppo pochi anni creano obsolescenza immediatamente. Non mi sono distratta da questo problema, anzi ne ero particolarmente sensibile proprio per l'esperienza pregressa che qualche mese prima avevo dovuto mettere in campo per un'altra istituzione. È cambiato il direttore della DGSIA, è arrivato una persona, una professionista dell'informatica che, lavorando con una consulente dedicata, attenta dal punto di vista giurisdizionale all'informatica, sta incominciando faticosamente a svolgere due funzioni: nuovi progetti, sistemazione nel lungo periodo, completamento di tutta la forma telematica, ma anche rimedi a quegli insopportabili, continue carenze, cadute del sistema che per giorni e giorni, lo vedo sulla mia email, bloccano le attività per interi fini settimana della giurisdizione degli avvocati. Lo sappiamo che gli avvocati il sabato e la domenica non si fermano, perciò fermare per un intero fine settimana. Fermare per un intero fine settimana un sistema come quello del processo telematico non è accettabile. Ci stiamo lavorando e spero che anche voi ne possiate beneficiare presto dei frutti e dei primi miglioramenti. Lo stesso vale per le risorse umane. Un depauperamento inaccettabile ovunque, a tutti i livelli. La prima cosa che abbiamo fatto è stato anche lì rimettere in moto i concorsi, lo stava dicendo prima la Presidente, bloccati da chissà quanto tempo, quelli per cancelliere, ma anche quelli per magistratura che si sono fatti pochi giorni fa, anche lì rimodulando le forme del concorso, perché la pandemia ancora ci condiziona. E l'ho già detto, lo ribadisco, un altro concorso sarà bandito a settembre, perché è vero,
non è possibile continuare con un dimensionamento così basso dei nostri magistrati, perché per quanto saranno supportati, e io ci credo molto in questa invenzione dell'ufficio del processo, certo questo non potrà mai sostituire l'attività del giudice. Dunque, voi ci avete chiesto sin dal vostro intervento introduttivo, avete sottolineato un punto che era nel punto anche delle mie linee programmatiche esposte al Parlamento. Bisogna mettere mano alla giustizia, bisogna riformarla, l'ho ridetto ieri, è un passo ineludibile, soprattutto per la questione dei tempi che sono al centro della nostra preoccupazione. E bisogna farlo con una strategia organica, non solo con i ritocchi al rito, lo avete detto voi, l'ho sempre detto, e stiamo agendo su una molteplicità di fronti che, ahimè, daranno i frutti soltanto tra qualche tempo e forse, chissà, ne beneficerà qualche altro ministro, qualche altro governo. Ma non guardiamo soltanto al lato problematico, perché anche nei vostri interventi, a fronte della segnalazione delle grandi criticità del momento, che non dobbiamo nasconderle, quel cassetto l'abbiamo aperto, guardiamo fino in fondo tutto ciò che non va, tutto ciò che c'è da buttare, tutto ciò che c'è da riordinare. Guardiamolo, ma guardiamo anche che forse per la prima volta in Italia la giustizia è davvero al centro dell'attenzione quotidiana del dibattito pubblico, forse anche troppo per certi aspetti. Ma è al centro perché si è finalmente compreso che un sistema moderno, un paese, una democrazia moderna non può funzionare senza una giustizia che funziona. Guardate, i fondi del recovery dedicati alla giustizia non sono un'enormità, ma è forse la prima volta che si mobilitano risorse per questo servizio. Forse si è pensato per troppi anni che la giustizia fosse un servizio a costo zero. Non può essere a costo zero. E allora si capisce bene perché nel piano di resilienza e ripresa nazionale ci sia un'attenzione così spasmodica, così esigente al funzionamento della nostra giustizia. Ancora qualche giorno fa la Commissione europea, nel rapporto sullo Stato di diritto, avvisava l'Italia di essere ancora un osservato speciale, per tante ragioni. Innanzitutto, e questo ve lo confermo anche per aver avuto di recente anche all'estero conversazioni con tanti operatori economici, perché insieme alla frammentazione burocratica l'inaffidabilità e la lentezza della giustizia sono fattori che scoraggiano gli investimenti esterni. Se la giustizia non funziona, questo è un fattore di depressione dell'intera economia e dell'intera vita sociale. Ma poi, sottolineava il commissario Reynders, una giustizia troppo lenta e incerta è anche un debole baluardo verso la corruzione e la prevenzione della corruzione. L'Italia non può e non deve consentire che questo accada. Per vocazione, voi avvocati siete sensibili ai diritti delle parti, siete lì a presidiare i diritti delle parti e c'è un diritto sopra tutti gli altri per il quale l'Italia è stata vergognosamente condannata 1202 volte per la sua violazione, ed è quello alla ragionevole durata del processo. La Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha condannato per un numero doppio al secondo in classifica, che è la Turchia, che ha avuto 608 condanne. Possiamo noi permetterci questo triste primato? Per gli investimenti, per la lotta alla corruzione, ma per i diritti dei cittadini innanzitutto. Possiamo rimanere inerti? Possiamo richiudere quel cassetto per non guardare a ciò che non va
lasciare tutto così, magari chiuderci dietro l'alibi della pandemia, del non si può fare? No, facciamo, anche se sappiamo bene che fare disturba, suscita critiche, suscita perplessità, suscita dibattiti, ma anche grandi possibilità di miglioramento. E allora non ci tiriamo indietro da questo ingrato compito del mettere mano alle riforme, alla ristrutturazione della giustizia in tutti i suoi aspetti organizzativi, processuali, digitalizzazione, personale, edilizia. Piano piano stiamo aprendo tutti questi fronti e speriamo di avere il tempo di poter impostare dei lavori di lungo periodo. Due parole sulle riforme. Il processo penale è al centro dell'attenzione del dibattito pubblico e vorrei soltanto dire due parole sul fatto che credo che la proposta di riforma, che come tutte è perfettibile, lo sapete, non è il mio temperamento incaponirmi su un'idea. So bene che tutte le leggi sono imperfette e tutte sono sempre riformabili, almeno in questo mondo, ma quella riforma va guardata in tutta la sua interezza. Forse ci siamo un po' troppo appuntati su un singolo aspetto che è correggibile, ma è una riforma che cerca di intervenire su tutto il processo e anche su alcuni aspetti delle sanzioni penali, proprio per rimuovere, per aggredire questo problema della eccessiva durata del processo. Datemi ancora un istante per raccontarvi, perché questi giri nei tribunali sono, nelle realtà locali, sono davvero istruttivi. A Napoli, dopo la visita alla Corte d'Appello, sono andata all'università per presentare questa opportunità per i giovani ragazzi dell'ufficio del processo e il nuovo rettore mi ha raccontato che pochi giorni prima un docente di Napoli, Federico II, aveva ricevuto finalmente la sentenza definitiva di un processo in cui lui era stato imputato per corruzione o comunque reati analoghi, e la sentenza di assoluzione era arrivata dopo 20 anni. Quel docente si rivolgeva al rettore per una richiesta, che era quella di poter almeno per una volta fare lezione davanti ai suoi studenti. Cosa voleva dire quel gesto? Era il desiderio di recuperare una reputazione, una dignità, una vita, una porzione di vita, ma una grande porzione di vita in cui questa dignità e questa reputazione era stata messa a rischio e pericolo. Ora, è vero che il nostro sistema prevede un rimedio, un ristoro economico per la violazione dell'eccessiva durata del processo. Ma di fronte a questo, cosa può valere il ristoro economico? Per quel professore, per la migliaia di indagati, di imputati che subiscono queste eccessive lungaggini, bisogna che noi agiamo in modo da rimuovere le cause preventivamente, che ci mettiamo in condizioni di non arrivare a queste patologie, perché è una patologia sulla quale non possiamo adagiarci. Ora, quella riforma, lo sapete, è stata proprio ieri oggetto di una richiesta da parte del Presidente del Consiglio di un voto di fiducia, il che non esclude, come abbiamo detto ieri in conferenza stampa, che si possano apportare aggiustamenti tecnici su alcuni dei punti che hanno destato maggiore preoccupazione, perché nonostante le proposte siano già state approvate dal Governo, io non smetto di ascoltare, non smetto di seguire, non smetto di vagliare attentamente tutte le ragioni che sono state esposte e cercare di capire laddove davvero segnalano una criticità, se è possibile rimediarvi. Lo stesso vale per il processo civile, dove forse i problemi della durata, almeno a quanto risultano dai dati statistici, sono ancora più accentuati e sulle quali la Commissione europea ha
avanzato delle richieste irremovibili e drastiche. L'abbiamo detto mille volte, non posso non ribadire che in 5 anni siamo chiamati ad abbattere del 40% la durata dei processi civili, il disposition time. È chiaro che non lo si può fare solo con la riforma del processo, che serve tutto il resto, però non perdiamo di vista la meta, l'impegno dalla quale dipende l'erogazione di 209 miliardi per il nostro Paese. Allora, insieme a tutto il resto, il personale, la digitalizzazione, l'edilizia, l'ufficio per il processo, altre, il sostegno a forme di giustizia alternative complementari, c'è la riforma del rito, insieme a tutto il resto, è uno dei settori insieme a tutto il resto. E so che ci sono alcune preoccupazioni che mi sono state ribadite. Su questo dirò una parola tra breve, ma prima di esprimermi su questo punto, non posso non rinnovare a ciascuno di voi, a ciascuno dei 240.000 avvocati italiani, di farsi carico con me della responsabilità di provare ad arrivare a quella meta. Non mi sottraggo alle mie responsabilità. Sono dure, sono esigenti, ma andiamo avanti. Però ho bisogno di ciascuno di voi. Non posso farcela semplicemente portando da sola un'ipotesi che deve affrontare questi problemi che derivano da decenni, appunto, di disattenzione della giustizia italiana. Se non sbaglio, 2 sono le fondamentali preoccupazioni. Una è quella che riguarda le sanzioni, e lì devo dire è stato frutto di un equivoco evidentemente, perché quella norma che abbiamo introdotto è stata introdotta per limitare la discrezionalità del giudice a una norma che già esisteva, e sono pronta a rimuoverla se crea equivoci, anzi ho già dato indicazioni in questo senso. Era una norma che voleva arginare una possibile applicazione, diciamo così, senza delimitazioni, ma non ho nessun problema a toglierla e anzi spero proprio che nell'esame degli emendamenti ci sia la possibilità di rimuoverla. Più delicata è la questione delle fasi introduttive, che vi desta preoccupazione perché abbiamo chiesto di concentrare nella prima udienza tutta l'attività, il grosso dell'attività processuale, anticipando le preclusioni per le richieste istruttorie delle parti. Lo so bene che questo chiede uno sforzo enorme agli avvocati, ma anche ai magistrati, perché anche il giudice, dovendo arrivare a una prima udienza preparato, non può semplicemente utilizzare quell'occasione per disporre quei rinvii che poi magari vanno al 2023. Perciò guardate di quella proposta anche l'aspetto benefico che può avere come effetto sollecitatorio nei confronti del giudice. È un aspetto importante arrivare alla prima udienza con le carte scoperte, con le carte conosciute da parte di tutti gli attori. Nessuno vuole comprimere e tantomeno elidere i diritti dei cittadini. Guardate, io ho una formazione da costituzionalista, sono naturalmente incline a un'attenzione nei confronti delle garanzie. Ho calpestato i pavimenti del massimo organo di garanzia della nostra Repubblica e questo non me ne spoglio semplicemente perché adesso mi sono messa addosso la giacca del ministro. Credetemi, non è questo. Quello che vi viene proposto è non di cancellare i diritti delle parti e tantomeno i diritti di difesa, ma di esercitarli in un modo diverso, in cui la prima parte del giudizio sia una parte significativa e non sia una fase dilatoria.
Detto questo, già adesso, in questa fase in cui il progetto di riforma è all'esame del Parlamento, perché il governo propone ma il Parlamento dispone, stiamo lavorando anche insieme alle relatrici per valutare le criticità che avete sottolineato e per proporre degli accorgimenti che, senza perdere di vista quell'obiettivo che la prima udienza deve essere un'udienza di lavoro, non deve essere un'udienza dilatoria, possano però rasserenare le preoccupazioni che i vostri animi e di quelle dei vostri assistiti, di modo tale che non ci sia nemmeno l'ombra del rischio che i loro diritti vengano calpestati, ignorati o non adeguatamente tutelati. C'è uno spazio di lavoro, ovviamente l'impianto non potrà essere stravolto, ma se ci date proposte operative concrete le valuteremo e già le stiamo valutando, così come stiamo valutando le criticità che sono emerse nel dibattito che riguarda il processo penale. E poi anche qui, anche sul processo civile, vi prego di non dimenticare anche nel vostro dibattito altri aspetti che forse non devono essere sottovalutati: gli incentivi ai mezzi di risoluzione alternativi delle controversie, le ordinanze anticipatorie, il rinvio pregiudiziale alla Cassazione, la stabilizzazione di quelle norme emergenziali sulla gestione delle udienze da remoto, sempre che facciamo funzionare i sistemi, o mediante trattazione scritta, la parte del processo che riguarda il processo della famiglia e tante altre cose che sono sparse qua e là nella riforma. Io mi fermo qui. Sapete di avere, diciamo così, al Ministero in via Renula non soltanto qualcuno che vi ascolta, ma qualcuno che stima e tiene in altissima considerazione l'apporto che la magistratura dà al buon funzionamento della giustizia. Alleati fondamentali per quell'obiettivo comune che tutti vogliamo raggiungere. Anche i magistrati vanno ascoltati. Segno di stanchezza e segno che è ora di chiudere. Grazie. Grazie.